Credo sia il destino che continua a farmi incontrare Ryoma. Pensavo che fosse venuto nella Terra della Luna per seguirmi, e invece ho scoperto che è la sua terra natale. Così, quando è accorso in aiuto del suo maestro in un duello, io sono andato con lui. Siamo stati inseguiti dalla polizia. Abbiamo incontrato Ayame e poi persino Rouge. Una confusione. Ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Comunque non so se mio padre è ancora nella Terra della Luna. La grande sete. Sto morendo di sete, Apollo. Anch'io, non ce la faccio più. Cosa non darei per un bel bicchierone d'acqua ghiacciata? Signorino, guardi questo manifesto. Ho così tanta sete che non ci vedo più. Oh, ma quello è mio padre. Che cosa ha combinato questa volta? Non dirmi che è ricercato dalla polizia. Il vincitore della gara di mangiatori di gnocchi. Non si disperi. Ha battuto un record, quindi vuol dire che sta bene. Sì, però potevo fare qualcosa di più intelligente. D'accordo, ma se non altro è ancora su quest'isola, anche se non sappiamo dove. Edizione straordinaria! Intervista in esclusiva con il grande Valgas, fresca di stampa per voi, signori! Non potete perderla! Grandioso, non posso perdermi un'intervista a Valgas. Quell'uomo è troppo forte! Aia! Ma chi vi ha dato la patente? Oh, che male! Bene! Ed ora un numero straordinario! Una fonte apparirà magicamente davanti ai vostri occhi! Una calmata! Signorino! Eh? Attento dietro di lei! Che cosa? Oh! Signorino Edward! Finalmente sta tornando in sé! Si sente bene! Dove mi trovo? Non avere paura, sei nel nostro camerino. Qui dentro nessuno potrà farti del male. Oh, che botta! Ehi, Kiku, hai preparato la tinozza con l'acqua calda per i signori? Sì, certo, è pronta. Una tinozza di acqua calda? Che idea meravigliosa! Grazie, molto gentili! Sei matto, Apollo? Io il bagno con te non lo faccio. L'acqua è così scarsa su quest'isola che anche il nostro spettacolo ne risente. Infatti, come avete potuto vedere, si è trasformato in una rissa colossale. E del resto, che cos'è una fonte magica senza l'acqua, eh? È come fare uno stufato di manzo senza il manzo. Sì, uno stufato senza tutta quella deliziosa, succulenta, appetitosa, stuzzicante carne di manzo. Senza quel sughetto da leccarsi i baffi. La siccità è come una bottiglia vuota o un'arancia senza succo. Insomma, non si può vivere senza lo stufato, cioè senza l'acqua! Metti la maschera, nonno, così ti passa. Stare a mollo nell'acqua calda vi farà un gran bene, quindi accomodatevi pure. Grazie, non vediamo l'ora. Andiamo subito a metterci a bagno. Sai che cosa devi fare? È una vecchia tinozza di metallo. Sì, ma è quel vecchio che fa chic. C'è la siccità, dobbiamo accontentarci. Sì, ma come facciamo a immergerci in due dita d'acqua? Proviamo a entrare, i nostri corpi faranno salire il livello dell'acqua. Ah, se lo dici tu... È una legge fisica. Ho soltanto i piedi a bagno nell'acqua calda, per il resto sto congelando. Pensi di essere ai tropici? C'è un posticino anche per me lì con voi. Sei matto? Voilà! Eccomi qua, non mi volevate, eppure sono qua! Speriamo che Kiku non li trattenga quanto basta, perché io... Come non riuscire, siamo in troppi! Basta, io esco! Aspetta, cosa ci farai ribaltare? Dobbiamo risparmiare acqua! Staccami!
adesso non c'è più acqua per nessuno! Ogni volta che sbadiglio mi vengono le lacrime agli occhi. Dimmi, Daimasu no Tsubone, perché avviene questo fenomeno? Altezza, io non mi occupo di queste banalità. Beh, invece io scommetto che quando eri giovane avresti saputo cosa rispondere. Giovane? Vorrebbe insinuare che sono vecchia? Ti rispondo con un interrogativo. Perché al mondo esiste la bellezza? Stavolta sono certo che sai rispondere. Perché una creatura bella come te non può non sapere da dove le giunge un dono così prezioso? Starei molto meglio se la smettessi. Oh, buongiorno, Son Toku. Come sta il mio popolo? Purtroppo c'è grande malcontento a causa della siccità, Altezza. Ma come sempre mi sono preso la libertà di trovare una soluzione, se lei è d'accordo. Certo, non aspettavo altro. Fai pure tutto quello che reputi necessario. Bene, provvederò. Le segnalo inoltre che la famiglia Yumetaro è in città. Oh, davvero? Siamo tornati per dirle che non siamo ancora entrati in possesso della pietra che lei desidera, però abbiamo scoperto dove si trova, Altezza. Bene, ma ora voglio che la troviate molto in fretta. Dimmi, Yumetaro, chi è la bella fanciulla accanto a te? Ho l'onore di presentarle Ayame, l'ultimo acquisto della nostra compagnia. Ah, complimenti, niente male come nuovo acquisto. Oh, sì. Giù le mani! Come può vedere lei stesso, non è esattamente il suo tipo, Altezza. Sì, è carina, ma perché non mi hai detto che è addestrata per il combattimento ninja? Dimmi, Yumetaro, vi esibite ancora nel numero della fonte magica? Sì, ma naturalmente non è facile durante un periodo di siccità come questo. Però, sai, anche se l'acqua potabile scarseggia, il problema è facilmente aggirabile con un semplice stratagemma. Vedi, basta prendere una normale cannuccia come questa e collegarla a molte altre dello stesso tipo, come sto facendo io ora. L'acqua sembra sgorgare dal nulla. Incredibile, vero? Davvero geniale. Però mi è venuta una sete. Presto, qualcuno mi porti subito un bicchiere d'acqua, per favore. Mi scusi, ma il suo metodo è assolutamente inutile. In effetti, hai ragione. Altezza deve fare qualcosa. La gente ha bisogno dell'acqua. I bambini piangono dalla sete. Bene. Ma certo, vedi, se soffrono la sete è un bene che piangano, perché così piangendo possono bere direttamente dai propri occhi. Una devozione davvero brillante, Altezza. È veramente pazzo. Sto morendo di sete. Ma guardati, non ti vergogni. Sei tu, Ryoma. Si può sapere che cos'hai? Dov'è finito il tuo spirito guerriero? Alzati in piedi e combatti ora. E in guardia, Falcon! Piantalo, sono troppo stanco per combattere. Ehi, ragazzi, stanno per darsele! Oh, bene, qui ci si annoia troppo, ci vuole un po' di animazione. Combatti, ho detto di no! Senti, il vincitore avrà in premio questa fiaschetta d'acqua, che ne dici? Evviva! Forza, fatti sotto! Bene, allora adesso trasformati. Cosa? Non ci penso nemmeno davanti a tutta questa gente. E poi non ho bisogno di trasformarmi per combattere con te. Senti, mi serve un avversario superiore a me per impegnarmi e davvero. Il vincitore avrà questa fiaschetta d'acqua. Ehi, tu, corri qui! Fermate quel cane! Oh no, la volevo io quell'acqua. La storia di un orfano, che noia. Avevo chiesto questo libro perché speravo che mi avrebbe fatto piangere. Non è il momento di dedicarsi ai inutili piaceri. È necessario invece darsi da fare per mettere fine a questa terribile siccità. Bene, in tal caso devo consultare Son Toku. Son Toku, dove sei? Mi ha chiamato, Altezza? Sì, come facciamo per l'acqua? Beh, io un piano ce l'avrei, Altezza. Questi sono due scienziati venuti da una terra straniera e hanno portato con sé il progetto di una macchina che trasforma l'acqua del mare in acqua dolce. Oh, che splendida idea! In effetti c'è tanta di quell'acqua nell'oceano! Innanzitutto occorre costruire una torre con vari strati di pietra, dopodiché vi si versa l'acqua marina e la pietra, filtrandola, assorbe il sale. Che meraviglia! Allora si comincia a costruirla oggi stesso! Però non si possono usare pietre qualsiasi. Perché?
Per il suo buon funzionamento è fondamentale usare solo pietre molto preziose. Del resto, visto che sarà la più grande opera pubblica di questa città, deve fare bella figura. E così farò bella figura anch'io. Va bene, avete carta bianca. Ho i suoi ordini. Benissimo. Finalmente, con la torre di pietra per fare l'acqua dolce, risolveremo il problema della siccità. E non solo! Chi porterà le pietre più urgenti riceverà in cambio dei sacchi di riso! Molto interessante, ma dove le troviamo delle belle pietre lucenti? Basta prendere delle pietre qualsiasi e lucidarle finché non diventano lisce e brillanti. Avremo riso volontà! Posso capire che si voglia trasformare l'acqua del mare in acqua dolce, ma quello che mi sfugge è perché per farlo siano necessarie delle pietre lucenti. Non pensarci, tanto che ti importa. Oh, oh, quelli si picchiano. Ora tutti stanno lavorando per noi, bene. Sì, se il mio gemellino ci si mette è un vero genio. Quando gli abitanti di questa città si renderanno conto di cosa sta succedendo, daranno la colpa al principe, ma sarà troppo tardi. Io avrò il comando della città e voi le Power Stone. Come prendere due piccioni con una fava. Ma sarà davvero così facile questa impresa? La gente è avida e non sa ragionare con la testa. È disposta a credere anche alle storie più assurde. Portate qui le vostre pietre, gente! Signore, che ne dici di questa? Vale qualcosa? Sì, direi che questa può andare bene. Un chilo di riso per la pietra di quest'uomo! Oh, che bello! Come sono contento! Bene, torna a prenderlo venerdì. Non posso averlo adesso? Anche oggi non viene nessuno. Oh. Chissà cosa sta facendo Falcon adesso. Non devo pensare a lui! Vado a visitare il castello! Dai, perché non lo smetti, Apollo? Perché abbiamo bisogno del riso per mangiare. Di un po', secondo te, quanto riso mi darebbero in cambio di questa scintillante Power Stone? Ma cosa va a pensare? Non può dar via la sua Power Stone! Dai, scherzavo! Oh, non hai il minimo senso dell'umorismo. Su certe cose è meglio non fare gli spiritosi. Buongiorno! Cercavo mio nonno e... Buongiorno a te, mia giovane Ayame. No, mi dispiace, tuo nonno non è qui. È andato via insieme a tutti gli altri. E dove sono andati, Altezza? Alla ricerca di pietre preziose, per la Torre dell'Acqua. Oh, ma Altezza, lei è il principe. Non è giusto che qui non ci sia nessuno a occuparsi di lei? Non ha alcuna importanza adesso. Costruire quella torre ha la massima priorità su tutto e io farei qualunque cosa per il mio popolo. Oh, molto generoso da parte sua, Altezza. Ho un'idea! Vi aiuterò anch'io a costruire la Torre dell'Acqua! E come pensi di fare, Ayame? Non si preoccupi, Altezza. Ho un piano eccezionale. Scusi, signore. Non andrebbe di giocare a nascondino con noi? Ma sì, in fondo perché no? Mi sto annoiando così tanto. Bene, allora sta sotto lei. D'accordo, conto fino a 10. Andiamo. 1, 2, 3, adesso. 4, 5. Che fate? Fermi! Subito qui e ridammi quella pietra! Bene, ci siamo quasi. Abbiamo fatto trapelare la verità. E quando il popolo scoprirà che non avrà in premio neanche un chicco di riso, sarà la fine per il principe. Brutto traditore! La prego, signore, guardi la mia pietra! Guardi! Stavolta non c'è alcun dubbio, si tratta di una vera Power Stone. Evviva! Per voi 10 sacchi di riso, anzi 100! Sono felice, finalmente una Power Stone è nostra! Edizione straordinaria! Tutta la verità sulla Torre dell'Acqua! Il riso promesso non esiste! Scandalo! La Torre dell'Acqua è una truffa! Edizione straordinaria! Cosa ci hanno imbrogliato? Ci hanno preso per dei creduloni! Andiamo a dare una lezione a quel ladro di principe! Chissà perché sono tutti così arrabbiati. Onorevoli concittadini, ecco colui che vi ha crudelmente ingannato.
Sotoku, mi spiegheresti cosa sta succedendo? Io non ci capisco niente. Vogliamo il sacco di riso! Ci aspetta! Perché tutta questa confusione? Il principe è stato imbrogliato e le due persone che hanno ordito l'inganno sono Piovra e Polpo. Cosa? Piovra e Polpo? I malefici gemelli Piovra e Polpo. Ora capisco. Adesso tutto quadra. Bisogna fare qualcosa. Sì, giusto. Mi sembrava la voce di Ayame. Guardate lassù! Ah, chi si rivede? Adesso sì, che mi è veramente tutto chiaro. Consegnateci il principe! Come stai, nonno? Tutto bene? Di culo! Forza, difendiamoci! Di farmi! Cielo, pensare che i petardi erano un'idea sua! Da questa parte! Non stateli impalati! Prendeteli! Quanto è inutile! Vi prenderò! Presto, colpisci! Non è possibile, l'ho spaccato! Riprovaci! Falco, sbrigati! Va bene, grazie! Guarda qua, Falco! Brancati questo! Attento, Falco! E distanza, senza! A noi due non la si fa! No, Falcon! La Power Stone! Metamorfosi! A sentire, i furfanti che hanno ingannato sia voi che il vostro principe sono questi! Come hanno osato di noi? Era troppo bello per essere vero! Non immaginavo che foste voi la banda di ninja che davano la caccia alla mia Power Stone. Eseguivamo un ordine che ci ha dato il principe alcuni anni fa. Beh, grazie, ma ora non mi interessano più. Oh, che bello, finalmente un po' di calma. Infatti, senti, perché non andiamo a chiedere all'indovina quando pioverà? Sì, però sai, devo ammettere che tutto quel trambusto è stato divertente. Scusa, signora. Kitaro e io vorremmo sapere quando arriverà la pioggia. Vediamo un po'. Nel futuro vedo una ragazzina che diventa grande, incontra un ragazzo e se ne innamora. Dopodiché troverà una pietra che le darà dei poteri eccezionali e potrà aiutare coloro che ne hanno bisogno. È incredibile. Sì, però, quando è che arriverà la pioggia? Secondo la leggenda, chi possiede una Power Stone racchiude tra le mani il potere di distruggere o di creare, di dominare le tenebre o di infondere una grande luce, il potere di far sì che ogni sogno diventi realtà.